Su questo canale avete già visto due video sulle peggiori notti di nozze della storia. Tuttavia, con tanti matrimoni combinati nelle monarchie, alcuni di essi sono iniziati molto bene, con una prima notte di nozze diversa da tutte le altre. Visto che ce l'avete chiesto, vi abbiamo elencato 5 splendide serate di nozze. Iniziamo la lista con la prima notte di nozze della principessa Isabella con Gastone d'Orléans. Gastone d'Orléans arrivò a Rio de Janeiro il 2 settembre 1864. Arrivò con il cugino Louis Auguste, entrambi inviati dalla Francia per sposare le figlie di Pietro II. All'inizio il conte non amava molto l'aspetto della principessa Isabel, ma il 4 settembre Pietro II decise che Gastone d'Orléans avrebbe sposato Elisabetta. Quest'ultima non rifiutò la proposta. Il giorno dopo l'imperatore disse alla figlia maggiore che Gastone d'Orléans l'aveva preferita come sposa. Elisabetta si interessò subito a Gastone, ma il ragazzo stava per sposarsi per l'interesse della sua famiglia, non per una preferenza personale. Tuttavia, gli piacevano le attività sociali con la principessa, il che rendeva più attraente l'idea di sposarla. Tuttavia, Isabel e Gaston si trovano sempre più spesso in compagnia l'uno dell'altra, così come Auguste e Leopoldina. Il matrimonio ebbe luogo il 15 ottobre. Dopo la celebrazione, la principessa e il marito partirono lo stesso giorno per Petropolis, dove avrebbero trascorso 2 settimane di luna di miele. È difficile credere che la giovane donna, cresciuta in isolamento, dopo il matrimonio si trovasse da sola con un ragazzo che conosceva solo da 6 settimane e non sapeva nulla del suo corpo e della sua intimità. Ora le si chiedeva di servire quest'uomo e di dare la priorità ai suoi interessi, generando figli, che erano la principale giustificazione del matrimonio e dei rapporti sessuali. Fortunatamente, tutto è andato bene. La serata fu meravigliosa per entrambi. Isabel si innamorò rapidamente di suo marito. Dopo la luna di miele di 2 settimane, gli sposi tornarono a Rio de Janeiro per i balli e i festeggiamenti del matrimonio. Gastone cercò di aiutare la moglie nelle questioni politiche, cosa che il padre non le avrebbe permesso di fare. Le consigliò di leggere libri e la portò a ricoprire cariche pubbliche. Voleva che la moglie fosse ben preparata per il suo ruolo imminente. Un motivo che spinse la principessa a dedicarsi intensamente alla politica fu la crescente rivalità tra Brasile e Paraguay. Enrico VIII e Caterina d'Aragona furono sposati per quasi 24 anni. Anche prima di allora si conoscevano da quasi un decennio. La decisione di sposarla fu uno dei primi atti di Enrico come monarca nel 1509. Caterina arrivò in Inghilterra alla fine del 1501 per sposare Arturo Tudor, fratello di Enrico, ma il matrimonio durò poco perché Arturo si ammalò e morì. La principessa vedova fu messa da parte da Enrico VII. Egli non voleva lasciarla tornare in Spagna, ma non sapeva nemmeno cosa fare con la nuora. Caterina fu lasciata nell'abbandono più totale in Inghilterra, in attesa di ciò che sarebbe stato fatto di lei. Aspettò quasi 7 anni, finché Enrico VII morì ed Enrico VIII annunciò che l'avrebbe sposata. Caterina ed Enrico si sposarono l'11 giugno 1509. A differenza del periodo in cui sposò Anna di Cleves, con una delle peggiori notti di nozze della storia, Enrico VIII era al suo apice, essendo considerato uno degli uomini più belli della cristianità. Era alto quasi 1,90 m, longilineo, atletico e ben costruito. In breve, era il marito perfetto per qualsiasi donna di alto rango. Anche Caterina era considerata molto bella. La cerimonia nuziale fu piuttosto privata, senza grandi sfarzi. Dopo i festeggiamenti e il banchetto nuziale, Caterina fu portata nella stanza dove sarebbe avvenuta la consumazione. Nessuno sa cosa accadde all'interno delle quattro mura, ma tutto ciò che seguì il giorno dopo fu un uomo e una donna sorridenti che vivevano un'unione perfettamente felice. Enrico VIII disse persino agli amici più intimi che era felice di aver trovato una moglie vergine. Per i primi 10 o 15 anni di matrimonio, la relazione tra Enrico e Caterina sembra essere stata felice. Ma dopo 24 anni di matrimonio, Enrico fece di tutto per ottenere l'annullamento. Intorno al 1657, Luigi XIV, raggiunti i 19 anni, era abbastanza grande per sposarsi. Si può affermare che egli fosse il più brillante partito d'Europa.
Ed essendo questo vero, l'unica sposa che poteva eguagliarlo nella sua alta statura era sua cugina sorella, l'infanta Maria Teresa di Spagna. Questo era il matrimonio per il quale la madre di Luigi XIV, Anna d'Austria, aveva ardentemente pregato fin da quando entrambi erano nella culla quasi nello stesso periodo. Tuttavia, l'ostacolo che si presentò fu la guerra tra Francia e Spagna. Il 7 novembre 1659, Francia e Spagna firmarono il Trattato dei Pirenei, con il quale i francesi ottennero diversi territori contesi e la fine della guerra dei Trent'anni. Per suggellare definitivamente la pace, Luigi sposerà Maria Teresa. I cugini si erano conosciuti. Alla corte spagnola c'era una generale preferenza per il matrimonio di Maria Teresa con Luigi. La giovane principessa spagnola aveva una grande stima per la zia. Secondo la tradizione reale europea, dovevano aver luogo due matrimoni, uno per procura e uno di fatto. Il primo ebbe luogo il 3 giugno 1660, all'interno dei confini spagnoli, mentre il secondo avrebbe avuto luogo il 9 giugno. Subito dopo il banchetto nuziale, il re propose alla moglie di ritirarsi nelle loro stanze. L'intero rituale fu completato e la madre di Luigi tirò le tende sul letto. La prima notte di nozze fu un successo completo, a differenza della maggior parte delle notti di nozze della storia reale. Una storia sostiene che Maria Teresa colse l'occasione della prima notte di nozze per far giurare al re di non lasciarla mai e di dormire ogni notte al suo fianco. Il re mantenne effettivamente la promessa e finì per passare tutte le notti nel letto della moglie. Al mattino si recava alla cerimonia di vestizione, lasciando Maria Teresa per un sonno più lungo e fiacco. Quando si trattava di fare l'amore, Maria Teresa diceva chiaramente di essere molto felice del coniuge che aveva scelto. Luigi ammirava la passione genuina che la moglie provava per lui, ma era un donnaiolo di prima classe. Dopo un anno abbandonava la moglie per andare a prendere un pezzo di coda a Versailles. Giovanni d'Aragona nacque a Siviglia nel 1478. Era l'unico figlio maschio dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. La nascita di Giovanni contribuì a consolidare la posizione di Isabella come sovrana, poiché aveva dato alla luce un erede maschio legittimo. Isabella era una madre molto premurosa per una regina così attiva. Giovanni, essendo il suo unico figlio, aveva un posto speciale nel suo cuore e lo chiamava affettuosamente il mio angelo, anche quando veniva rimproverato da lei. In quanto erede al trono, Elisabetta e Ferdinando prestarono particolare attenzione all'educazione di Giovanni. Lo stavano preparando in modo eccellente per regnare, ma tutto cambiò quando il giovane principe si sposò. La 17enne Margherita d'Austria sposò Giovanni il 3 aprile 1497 nella cattedrale di Burgos. Tutti i figli di Elisabetta avevano una natura passionale. Sebbene si trattasse di un'alleanza politica, era anche un matrimonio profondamente amoroso. Giovanni diceva che sua moglie era la dea Venere in persona. La prima notte di nozze, la coppia trascorse giorni nella stanza preparata per la consumazione. Giovanni chiese che nessuno li disturbasse. I servitori lasciarono cibo e acqua all'ingresso della stanza, in modo che non venissero disturbati. Sembra che la quantità di tempo che trascorrevano a letto rendesse i medici di corte preoccupati per la salute del principe. Egli aveva persino paura di quanto desiderasse carnalmente la moglie, ma il suo confessore gli assicurò che era naturale. La principessa delle Asturie era facile da amare, era divertente e aveva un acuto senso dell'umorismo. Il 4 ottobre 1497, un messaggero si recò dai genitori di Giovanni e li informò che il figlio era gravemente malato a Salamanca. Giovanni morì quello stesso giorno, a soli 19 anni. È interessante notare che la causa della morte dichiarata all'epoca fu forse la tubercolosi, ma si diceva che Giovanni fosse morto per un eccessivo sforzo sessuale, cioè per troppe seghe. Quando la regina Vittoria ereditò il trono britannico nel 1837, a poche settimane dal suo 18° compleanno e dopo una lunga serie di monarchi maschi, fu accolta come il simbolo di una nuova era nel paese. Naturalmente si è subito speculato su chi sarebbe stato il suo futuro marito. La scelta della consorte era quasi sempre rischiosa. Spesso l'uomo aveva il sopravvento, desideroso di superare la moglie. Ma Vittoria sapeva qual era la scelta giusta e scelse il cugino Alberto.
la scelta del consorte per la regina d'Inghilterra era prima di tutto una decisione politica, non lo stimolo di una giovane donna perdutamente innamorata. Fu solo dopo la morte di Alberto che la regina Vittoria costruì questa idea di scelta per amore. Il matrimonio ebbe luogo l'11 febbraio 1840 nella cappella di San Giacomo. All'inizio la relazione tra i due fu tormentata da diversi conflitti e divergenze di opinione. Con il tempo, però, la coppia costruì un rapporto solido e indissolubile, tanto che Albert non tradì mai la moglie. Un fatto interessante è che la regina Vittoria tenne le sue memorie nei suoi diari fin da bambina. Ovviamente non avrebbe ignorato le sue impressioni sulla prima notte di nozze. La regina scrisse nel suo diario: «Alle 21:40 andammo a letto, naturalmente un letto. Per me giacere accanto a lui, tra le sue braccia, sul suo caro petto, e sentirmi chiamare con parole affettuose che non avevo mai sentito rivolgere a me prima, fu una beatitudine al di là di ogni immaginazione. È stato il giorno più felice della mia vita». In effetti, la donna che descrive la sua prima notte di nozze in modo così romantico è la regina Vittoria, che ha governato l'impero britannico dal 1837 al 1901. A quanto pare era roba buona e alla regina piaceva. Ebbero 9 figli. La relazione si concluse con la morte prematura di Alberto il 14 dicembre 1861. La regina vestì di nero in segno di lutto per il resto della sua vita.